Questa operazione ha messo in atto praticamente la strategia dell'Arma dei Carabinieri, che deve essere presente sul territorio, anche in quelle giornate dove piromani che girovagano pensano di non trovare nessuno sul territorio, invece l'arma è sempre presente. Con questa strategia ieri siamo riusciti a bloccarlo e comunque anche ad evitare ulteriori peggioramenti, magari poteva utilizzare l'arma contro qualche persona o perché se le portava appresso tipo un giocattolino, cioè per lui era normale avere secondo lui la pistola addosso. Tutto qua. Poi comunque con l'aiuto dei colleghi siamo andati a casa e abbiamo fatto la perquisizione, abbiamo trovato anche quell'arma detenuta legalmente, le altre regolarmente detenute le abbiamo ritirate per cautela per l'articolo 39 del TULPS, che poi comunque comunicheremo in prefettura e vedremo di fare il da farsi. Aspetto perché è una terra diciamo isolata. C'era questa macchina parcheggiata per strada da sola, con questa persona fuori la macchina nel terreno che praticamente già aveva appiccato le fiamme e che stava constatando che comunque si era ben espanso e che poi subito alla nostra vista e comunque si è dato subito alla fuga. È salito in macchina, infatti il collega è rimasto con l'estintore dell'autovettura a spegnere le fiamme, io con l'autovettura ho fatto circa 10 km di inseguimento e riuscendola a bloccare, e poi comunque con quella resistenza che opponeva aveva già fatto nascere il dubbio che in quel borsello c'era qualcosa di grosso, infatti è nata che all'interno c'era questa pistola che con matricola brasa ben funzionata, quindi un'arma clandestina.